magistratura sarà chiamata a verificare se possono esserci stati risvolti di carattere penale nel focolaio da coronavirus esploso all'interno della RSA Madonna del Rosario. La voce circolava da giorni e adesso è arrivata l'ufficialità. A chiedere di accertare se vi possono essere stati ritardi e sottovalutazioni nella gestione dell'emergenza è il Comitato dei Parenti dei Degenti, che ha annunciato di aver presentato un esposto alla pubblica sicurezza. Un'iniziativa, quella dei familiari, che per certi versi era attesa, considerando la particolare situazione venutasi a creare all'interno della struttura di via Buonarroti, dove purtroppo si sono registrati gran parte dei decessi che hanno interessato la cittadinanza civitavecchiese. Adesso, come detto, la parola passa agli organi inquirenti, che dovranno ricostruire quanto effettivamente avvenuto all'interno della RSA e se tutte le procedure seguite sono state o meno legittime. Negozi di generi alimentari e supermercati chiusi nella giornata di Pasqua e Pasquetta. Lo stabilisce un provvedimento assunto ieri sera dalla Regione di concerto con i comuni di tutto il Lazio. A Civitavecchia, in particolare, il sindaco tedesco ha emanato un'ordinanza in base alla quale, oltre a decretare la chiusura degli esercizi commerciali nelle due giornate festive, si concede la possibilità di rimanere aperti fino alle 21 nelle giornate di domani e sabato. In un periodo di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, dove l'attenzione di tutti, delle varie istituzioni e ai media, è concentrata sull'emergenza Covid, voglio sottolineare come questa pandemia stia purtroppo mettendo in evidenza altre carenze nel nostro sistema sanitario nazionale e regionale. È l'attacco dell'intervento del dottor Roberto Lisi, civitavecchiese, specialista in radioterapia al Policlinico Umberto I di Roma, che chiama l'intera comunità locale a spingere affinché i pazienti oncologici locali possano avere un punto di riferimento nel San Paolo per la radioterapia. Tedesco alza le imposte nel momento peggiore, gli chiediamo di tornare sui suoi passi. L'appello arriva dal Partito Democratico e prende a spunto quanto deciso nel Consiglio di ieri dalla maggioranza, che ha approvato l'aumento dell'aliquota IMU sui canoni concordati per immobili affittati dal locatario ad abitazione principale. Per i Dem, trincerandosi dietro la legge 160 del 2019, che prescrive l'equiparazione tra le aliquote per i residenti e quelle per i non residenti, il centrodestra, col voto contrario della maggioranza, ha deciso di equipararle per eccesso, quindi al posto di farle scendere entrambe al 7,60%, le ha alzate al 10,60%. Niente da fare, neanche nel 2019 il porto di Civitavecchia è riuscito ad entrare nella top 10 degli scali marittimi italiani che movimentano il maggior numero di contenitori. Assoporti, l'associazione che raccoglie le diverse autorità portuali del paese, ha pubblicato nei giorni scorsi la relazione annuale sui traffici. Ebbene, nel settore contenitori, con poco più di 112.000 TEU, Civitavecchia si piazza all'undicesimo posto della particolare graduatoria. Lontanissima da Genova, che nonostante l'handicap del Ponte Morandi ha avuto circa 2.300.000 contenitori, ma anche dalla Spezia e Napoli, che rispettivamente con 1.275.000 e con 667.000 TEU compongono quello che può essere considerato il podio. Non solo le forze politiche, soprattutto quelle della stessa maggioranza di centrodestra. Anche i sindacati intervengono nel dibattito sul presente e sul futuro di CSP, la società partecipata al 100% dal comune, nata sulle ceneri della fallita HCS e che adesso, secondo i nuovi amministratori, si troverebbe più o meno nelle analoghe condizioni, con oltre 2 milioni di euro di perdita per l'esercizio 2019 e con una pesante passività già accumulata nei primi mesi dell'anno in corso. Di fronte allo spauracchio della privatizzazione, agitato da qualche parte, l'USB propone la trasformazione di CSP in azienda speciale. Per il sindacato, il ripristino di una gestione interamente pubblica dei servizi scongiurerebbe il depauperamento delle risorse economiche, dello spacchettamento o dell'ingresso dei privati nella gestione e garantirebbe i livelli occupazionali. Era diventato l'incubo dei civitavecchiesi e di quanti si trovavano a transitare per via Castronovo e a scendere da Viale Baccelli per il Ponte delle Quattro Porte. Quel semaforo col Grande Fratello, padre di tante ingenti contravvenzioni per il passaggio non solo col rosso ma anche col giallo avanzato, adesso è maggiormente controllabile. È stato infatti installato proprio sopra le classiche luci verdi, gialle e blu, un timer che consente quindi ai conducenti degli autoveicoli in transito di poter meglio calibrare la frenata. C'è da dire che questa mattina, evidentemente per un disservizio, il semaforo non era comunque funzionante.
Anche i campionati di pallavolo sono stati dichiarati conclusi ieri sera dalla FIPAV a causa dell'emergenza coronavirus. La federazione ha annunciato l'interruzione di ogni attività sul territorio nazionale di qualsiasi categoria, compresi i campionati giovanili. Inoltre è stato deciso che tutto sarà congelato, quindi non ci saranno promozioni e retrocessioni in vista della prossima stagione. Quindi non cambia nulla per la Margutta, che potrà continuare la sua esperienza in B2. Una decisione che sta di beffa invece per la Revolution, che era al comando del proprio girone di Serie C e che sarà costretta a restare nella massima categoria regionale se non dovessero esserci ripescaggi. Continuate a seguirci sui nostri profili social, alla pagina TRC Giornale e sul nostro sito www.trcgiornale.it.